È il 26 di gennaio e oggi finalmente si è dimesso Giuseppe Conte. Dopo eh, quasi un mese e mezzo che il governo passava le sue giornate a litigare, a discutere eh, sulla sua composizione, sulle deleghe sulle poltrone, sui servizi segreti, su cose che eh, francamente interessavano gli italiani in una misura che oscilla tra lo zero e i numeri negativi. Dopo eh, quasi due settimane da quando Matteo Renzi ha aperto eh, la crisi di governo, Dopo quasi due settimane che eh, i giallorossi hanno tentato disperatamente di cercare qualche volta gabbana che alla Camera e al Senato potessero dare loro i numeri che non avevano più, perché io ricordo quando il Movimento 5 Stelle anche li definiva volta gabbana, invece, avete, come avete visto, nelle ultime settimane sono diventati responsabili costruttori di una nuova maggioranza di governo che possa mettere in sicurezza l'Italia? No, si tratta della ricerca di trasformisti disposti a tradire il mandato che hanno avuto dai cittadini per consentire a Giuseppe Conte, al Movimento 5 Stelle e al PD di rimanere in sella al governo della nazione per impedire agli italiani di andare al voto e scegliersi una maggioranza alla quale affidare il governo della nazione. Hanno passato due settimane a cercare questi presunti costruttori responsabili, a cercare eh, tra l'altro tra le fila del centrodestra dicendo che noi ci saremmo spaccati, che avrebbero portato con sé pezzi eh, di chi eh, invece è stato eletto per combattere questa gente. Le cose non sono andate così e dopo. Ormai 12 giorni in cui l'Italia è più paralizzata di quanto già non lo fosse quando il governo Conte aveva il pieno dei suoi, eh, della sua maggioranza, Conte ha dovuto gettare la spugna. Così stamattina ha convocato il Consiglio dei Ministri, ha rassegnato le sue dimissioni e si è recato al Quirinale. Che cosa succede adesso? Adesso succede che uh, la decisione chiaramente sul da farsi è nelle mani del capo dello Stato, di Sergio Mattarella. Il capo dello Stato avvierà nelle prossime ore le consultazioni con uh, i vari partiti politici. Il, uh, le, le, le ipotesi sul campo sono ovviamente molte, e le leggete come me. Eh, nelle ricostruzioni giornalistiche c'è la possibilità che si provi a dare un altro incarico a Giuseppe Conte per vedere se nelle prossime settimane, per buttare ancora un po' di tempo, si dovesse trovare eh, questi, eh, que questa presunta maggioranza, se si dovesse ad esempio ricomporre la frattura con Italia Viva. C'è la possibilità che il capo dello Stato provi a dare. Un, uh, un, un mandato uh, esplorativo a un'altra personalità per vedere se uh, si riesce a mettere insieme una maggioranza o c'è la possibilità che il capo dello Stato scelga di sciogliere le Camere e di indire nuove elezioni prima che scatti il semestre bianco, che come sapete sono i sei mesi precedenti all'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, nella quale per norma, a norma di Costituzione non è più possibile sciogliere le camere. Quindi sia chiaro che la finestra per consentire agli italiani di decidere da chi farsi rappresentare è questa. Dopodiché, a luglio non ci sarà più questo spazio e ci dovremo tenere l'attuale Parlamento con tutto quello che questo comporta. Noi andremo alle consultazioni quando ovviamente verremo convocati. Il centrodestra ha chiesto oggi al Presidente della Repubblica di andare compatto eh, alle consultazioni, quindi di non presentarci come singoli partiti ma di presentarci come coalizione, dando secondo me ancora una volta una dimostrazione importante di una coalizione eh, compatta che può dare a questa nazione nel caso in cui eh, si scegliesse, come io spero, di mandare l'Italia al voto, e nel caso in cui gli italiani lo volessero ovviamente con il loro voto, eh, che il centrodestra può dare a questa nazione un governo compatto, solido, forte, con una visione, con persone che sostanzialmente sulle grandi materie la pensano nella stessa maniera, che può avere numeri importanti, che può avere un forte mandato popolare che può tirare fuori l'Italia dalle secche nelle quali si trova eh, nell'attuale composizione eh, del Parlamento. Ora, che cosa andremo a dire noi al capo dello Stato? Eh, alcune cose chiare. Non c'è alcuna possibilità che noi, che chiunque di noi, sostenga Giuseppe Conte. Non c'è alcuna possibilità che ci sia tra noi chi ritiene che questo governo possa andare avanti e continuare a fare i danni che ha moltiplicato Uh, da quando uh, chiaramente sta in sella e peggio mi sento con il Covid, perché vale la pena ricordare che in Italia noi abbiamo avuto due calamità, due emergenze: quella del Covid e quella di un governo di uh, arraffazzonato, di improvvisati, che non era in grado di dare a questa nazione le risposte che meritava. Ma è possibile che io mi sbagli, e nel caso in cui io mi sbagli, per carità la maggioranza accetti il, uh, il, uh, uh, il voto popolare accetti di misurarsi con il consenso dei cittadini e dimostri di avere il consenso dei cittadini, perché mi fa anche sorridere questo fatto che eh, questi qua del PD e del Movimento 5 Stelle da una parte ci dicono che non si può andare a votare altrimenti si rischia di consegnare eh, l'Italia alle destre. E quindi, di fatto, dichiarano di sapere che gli italiani vogliono andare da un'altra parte rispetto a dove stanno loro, e dall'altra, però, ci dicono che loro hanno fatto bene, che hanno il consenso del popolo, delle due l'una, signori: se avete il consenso del popolo, accettate. Il verdetto del popolo perché non si può dire il popolo non può votare altrimenti vota qualcosa di diverso e poi sostenere anche di aver fatto bene il proprio lavoro. Se si fosse fatto bene il proprio lavoro, il popolo vi sosterrebbe e quindi non avreste il problema di andare a votare se ce lo avete, evidentemente, perché non siete così convinti del lavoro che abbiamo fatto. Quindi secondo noi, Conte deve andare a casa, ha già perso troppo tempo. Lui e tutta la sua maggioranza sono assolutamente inadeguati ad affrontare una fase così complessa. Eh, secondo noi, secondo Fratelli d'Italia, voi conoscete bene la, la nostra posizione, la mia posizione, come sempre, eh, noiosamente granitica, noiosamente determinata, a questo punto l'unica cosa seria da fare, l'unica cosa che può davvero dare una svolta all'Italia è consentire agli italiani di votare. E guardate, su questo tema del voto voglio smontare un po' di fake news perché davvero sto sentendo di tutto. Allora, punto primo, il merito della questione, secondo me, non è solo il governo. Il merito della questione è che con questo Parlamento non sarà mai possibile avere una maggioranza solida e coesa che abbia una visione compatta, una maggioranza capace di fare le cose coraggiose che in Italia vanno fatte capace di avere una visione eh, comune sulle grandi materie, capace di decidere dove si concentrano le poche risorse che abbiamo a disposizione, che tipo di politica economica si vuole fare, che tipo di politica industriale si vuole fare, quali sono le priorità sulle quali bisogna investire, quali sono le, le grandi scelte che vanno fatte. Questo lo può fare solamente una maggioranza coesa. In questo attuale Parlamento non c'è questa possibilità. Nell'attuale Parlamento, l'unica cosa che noi possiamo fare, mandando avanti questa legislatura, è tenerci governi come quelli che abbiamo avuto finora, governi tenuti insieme dalla, dalla, soprattutto dall'interesse, in particolare il governo gialloroso lo dichiara ogni giorno, che stanno insieme sostanzialmente detestandosi perché altrimenti. Gli altri vincono le elezioni perché altrimenti non riusciamo a eleggere il capo dello Stato che, che vogliamo noi, perché altrimenti eh, non riusciamo più ad avere i ministeri e i posti di sottosegretario e le task force, le poltrone che ci siamo spartiti eh, allegramente sulla pelle degli italiani in questi anni. Questo eh, eh, l'unico modo per affrontare la questione, per dare all'Italia un governo che possa diciamo, cambiare, è cambiare Parlamento. Per questo ci vogliono le elezioni. E badate bene, io non lo dico, e diciamo, chi, chi mi segue tra di voi mi è testimone, non lo dico adesso perché dicono Fratelli d'Italia è l'unico partito che crescerebbe se si votasse nonostante il taglio dei parlamentari e quindi la Meloni vuole andare a votare perché Fratelli d'Italia cresce. No, io chiedevo elezioni di fronte a maggioranze che non possono ragionevolmente fare quello che c'è da fare in Italia, anche eh, eh, le chiedevo quando stavo al 3%. Non mi interessa andare alle elezioni per crescere, mi interessa andare alle elezioni perché comunque vada, intanto in democrazia scelgono gli italiani, intanto il popolo sceglie meglio del palazzo e se c'è una possibilità di dare a questa nazione un governo autorevole, orgoglioso, compatto e serio, quella possibilità passa per il voto dei cittadini. Le maggioranze arraffazzonate, il tutto e il contrario di tutto tenuto insieme, non può mai risolvere il problema. È questa la grande questione che non si vuole affrontare quando si dice ma no, allarghiamo la maggioranza, mettiamo qualche altro partito dentro questa maggioranza, governiamo tutti insieme. Come faccio io a governare con la sinistra che non condivido niente di quello che dicono? Sapete che cosa accade quando ci sono forze politiche che non condividono niente tra loro e stanno insieme per interesse? Che spartiscono, passano la giornata a trovare compromessi al ribasso, ci sono soldi da spendere, un pochino a te, un pochino a lui, un pochino a quel parlamentare che altrimenti non ci vota l'ultimo decreto e noi abbiamo così dilapidato buona parte dei 150 miliardi che questo governo ha avuto a disposizione solo negli ultimi anni. Dieci mesi. Ci dicono che adesso arriveranno i soldi del Recovery Fund e che i soldi del Recovery Fund salveranno l'Italia, risolveranno qualsiasi problema, ma non c'è una somma sufficiente per chi non sa come spendere quelle risorse. E questo è questo il problema. Noi abbiamo speso 150 miliardi in dieci mesi, noi, il governo ha speso 150 miliardi in dieci mesi e non ha risolto niente. Come può di grazia risolvere qualcosa spendendo oltretutto risorse che sono minori? Perché diciamoci la verità: i soldi del recovery fund per la parte a fondo perduto, diciamo quella che non sono prestiti, che quindi sono i soldi veri, sono 44 miliardi in due anni circa. E non risolveranno nessun problema se non c'è una maggioranza che abbia le idee chiare su che cosa fare con quelle risorse. Quindi la ragione per la quale io credo che andare a votare a questo punto sia la cosa più seria, più responsabile da fare è che è l'unica possibilità di invertire la tendenza. E quindi la battaglia che noi vogliamo uh, uh, fare e che stiamo conducendo in queste settimane è la battaglia delle persone che sono veramente responsabili. Perché non c'è niente di responsabile nel tenere a tutti i costi la propria poltrona se necessario devastando una nazione. È molto più responsabile rischiare magari di non essere rieletto, o rischiare di avere meno parlamentari, o rischiare di non tornare al governo, ma consentire a questa nazione di avere qualcuno che, che l'Italia la governi davvero. Non che stia semplicemente lì a vivacchiare, a sopravvivere, a comprarsi il singolo parlamentare, a cercare di sbarcare il lunario, perché noi non possiamo permetterci di affrontare le sfide di questo tempo, che sono sfide di una, in, di una complessità enorme con un governo che mette insieme la Boldrini e Mastella. Non si può fare. Voi vedete ogni giorno come la nostra realtà, la nostra società stiano cambiando. C'erano cose che noi davamo per scontate che non sono scontate più. La libertà non è più scontata. Noi dobbiamo eh, combattere il Covid, dobbiamo ricostruire la nostra economia perché il Covid ha impattato in maniera drammatica sulle nostre aziende. Il 40%, non mi scorderò mai di dirlo, delle imprese rischia di non superare eh, eh, questa, questa epoca. E quando quelle imprese chiuderanno? E allora la nostra economia avrà un problema molto più serio della contrazione del prodotto interno lordo di quest'anno, perché quella contrazione noi ce la porteremo avanti anche per i prossimi anni. E stanno accadendo modifiche della nostra società, e ci sono enormi questioni di geopolitica, c'è la Cina che approfitta della nostra debolezza, l'ho detto in aula e lo ripeto, dopo aver scatenato la pandemia per aggredire la nostra economia. Gli Stati Uniti, uh, uh, insomma, c'è una situazione che tutti quanti conoscono, c'è un clima che rischia di sfociare in una guerra civile. C'è il tema del fondamentalismo islamico. C'è un'Europa che si è dimostrata sostanzialmente inadeguata, diciamoci la verità, anche in questa stagione. Perché poi il recovery fund, che sembrava dovesse essere la grande soluzione di tutti i mali, alla fine ha delle uh, condizionalità che rischiano di essere peggiori di quelle del MES. E quindi si usano i soldi del recovery fund ancora una volta per cercare di di mettere un controllo sovranazionale, un controllo europeo sull'economia eh, degli stati sovrani, dei, dei paesi sovrani. E sono tutte grandi questioni che hanno bisogno di una visione chiara per essere affrontate. Allora, io penso eh, che sia, eh, questo voglio dirlo perché ho letto dichiarazioni di ogni genere da parte di esponenti della maggioranza, penso che sia vomitevole. Ricattare gli italiani sul voto. Ho sentito dire oggi a Luigi Di Maio, se non vado errata, che se si, dovesse, si, si dovessero sciogliere le camere e si dovesse andare a votare, l'Italia non avrebbe i soldi del Recovery Fund. E di grazia in Portogallo come hanno fatto? Perché hanno votato, eh? Hanno votato, sapete come? In fila, belli distanziati, in modo ordinato, si sono eletti il loro Parlamento e il loro... Governo. Come hanno fatto comunque negli Stati Uniti, come accadrà in tutta Europa nelle prossime settimane, in tutto il mondo si continua a votare, perché le nazioni serie fanno così. Allora il problema è il Recovery Fund, Luigi Di Maio? Se si sciolgono le Camere ci mettiamo a lavorare anche noi sul Recovery Fund. Lo mandiamo tutti insieme, il Recovery Fund in Europa, per mettere in sicurezza le risorse degli italiani, ma non si ricattano i cittadini dicendo ti togliamo i soldi se vuoi andare a votare, se vuoi sceglierti chi deve spendere quelle risorse. E non si ricattano i cittadini dicendo, ah ma se si andasse a votare non arriverebbero i soldi dei ristori ai, alle imprese che sono state chiuse con i decreti, ma perché i soldi sono arrivati? Sapete quanti decreti attuativi mancano all'appello eh, solamente sui ehm, provvedimenti che sono stati presi dall'inizio del Covid in poi? Circa 358 decreti attuativi. Sapete cosa sono i decreti attuativi? Decreti attuativi signif significa che io faccio una legge, in, eh, eh, diciamo, stanzio delle risorse, poi per decidere e fare fisicamente arrivare quelle risorse servono dei decreti attuativi, li fanno i ministeri. Ne mancano 358. Sapete che significa? Che i soldi sono stati stanziati, ma non sono arrivati mai, perché il governo stava facendo altro. Il governo stava parlando delle sue poltrone, il governo stava parlando dei problemi nella sua maggioranza, il, il governo era in altre faccende affaccendato e quindi devo dire, devo segnalare sommessamente che è molto più facile che queste risorse arrivino se si va a votare e c'è cioè un governo capace di spenderle piuttosto che se ci teniamo uh, uh, l'attuale maggioranza. L'abbiamo già visti i risultati dell'attuale maggioranza. Quindi anche questo mi dispiace, ma è totalmente falso. Ci dicono che salta il piano vaccinale, c'è cioè da fare il piano dei vaccini e quindi se si va a votare salta il piano vaccinale e sarebbe anche qui facile dire "Ma nelle altre nazioni come hanno fatto? Negli Stati Uniti che hanno votato il piano vaccinale era più avanti che in Italia". Sapete che cosa sta facendo il governo sul piano vaccinale? Al netto della Pfizer non ci entro perché è un tema che che mi porterebbe troppo lontano? Mm. Stanno facendo dei bei padiglioni per vaccinare la gente che si chiamano padiglioni primula. Sapete quanto costa ognuno di questi padiglioni? 400.000 euro. Cioè, noi non abbiamo le risorse. Per mettere in sicurezza le nostre aziende, per uh, uh, affrontare il tema della povertà che sta galoppando, per aiutare i cittadini, e spendiamo 400 mila euro per costruire degli inutili padiglioni dove vaccinare la gente. Ma invece delle belle tende della Protezione Civile? Ma invece utilizzare, che so, le strutture che, che stanno nei magazzini di tutti quelli che fanno nella vita, che organizzano gli eventi, che non si possono fare, che stanno in ginocchio, quello non si poteva fare. Dovevamo spendere 400.000 euro per ogni padiglione per metterci una bella primula e convincere la gente a vaccinarsi? Anche qui. Mi pare che il problema della vaccinazione non sia quale governo, se questo governo sta in piedi o se non sta in piedi. Il problema è esattamente che invece con questo governo non si riesce a concludere assolutamente nulla e, voglio dire, aggiungo, senza un governo sarà un disastro. Si parla delle elezioni come se le elezioni fossero una specie di big bang sulla politica, come se tu avessi un buco. Tre mesi senza governo e che facciamo? Allora, punto primo, la nostra Costituzione prevede una cosa un tantino diversa. I governi, quando si vota, subentrano a quello, su a quello precedente. Cioè c'è un governo che rimane in carica per tutto il periodo delle elezioni, che sia il governo uscente, che sia un governo appositamente nominato, questo poco importa, ma c'è un governo, eh, tutto il tempo in cui si vota, che serve per tutta l'ordinaria amministrazione, che significa che le cose vanno avanti. Dopodiché si fanno le elezioni e quando il nuovo governo ha giurato e ha preso la fiducia delle Camere, il presidente del Consiglio prende il posto di quello precedente e si fa il passaggio delle consegne. Per cui non è vero che se si va a votare non c'è un governo per tre mesi, il governo c'è. Ma poi scusate, ma noi ce l'abbiamo un governo? No, perché io sommessamente faccio notare che, non lo so, prendiamo la giornata di ieri. Okay? Nella giornata di ieri sono arrivate un sacco di notizie eh, poco, decisamente poco edificanti. Allora, l'Italia rischiava di saltare dalle prossime Olimpiadi perché eh, la riforma del Cio, e comunque ci hanno comunicato ieri che l'Italia rischiava che i suoi atleti e le sue bandiere non partecipassero alle prossime Olimpiadi. I ristoratori manifestavano in piazza perché ormai stanno in ginocchio, ed è normale che sia così perché, ovviamente, sono stati una delle categorie sulle quali il governo ha deciso di scaricare le sue inefficienze, le sue inadempienze serviva un capro espiatorio perfetto quel capro espiatorio sono stati i ristoratori, i bar, le palestre, una serie di altre attività che infatti Conte aveva definito sacrificabili in una memorabile riunione con i capigruppo di Camera e Senato, saranno sacrificabili per lui, ma certamente non sono sacrificabili per quelli che con quelle attività ci campano. E ieri i ristoratori scendevano in piazza. L'Europa ieri ci bacchettava perché siamo in ritardo appunto sul piano dei recovery fund. Ti credo, questi si stanno occupando di tutt'altro. Dopodiché è emerso che l'Inps avrebbe un buco di circa 16 miliardi di euro che andrà coperto. E che c'erano ancora un milione e duecentomila italiani che stavano aspettando la cassa integrazione. Fotografia della giornata di ieri. E di che si è occupato il governo nella giornata di ieri? Conte si dimette, conte non si dimette. Conte bis, conte ter. Facciamo un nuovo governo, facciamo un altro governo. Quanti sono i responsabili, contiamo i responsabili. E questo vuol dire secondo voi avere un governo? No, questo non vuol dire avere un governo. Questo vuol dire avere della gente che sta abbarbicata alla poltrona, costi quel che costi, e se ne frega del fatto che stando abbarbicata alla poltrona sta devastando una nazione intera. Per cui cerchiamo di non dire delle idiozie. Io penso che noi non si possa andare avanti così. Penso che modificando l'ordine degli addendi diciamo dell'attuale Parlamento le cose non possano migliorare e non possano cambiare, penso che l'unico modo davvero di cambiare è consentire agli italiani di dirci cosa vogliono fare. Consentire agli italiani di provare a mettere in piedi una maggioranza vera, che abbia numeri importanti, che abbia coraggio, che abbia cinque anni per lavorare e per ricostruire, che abbia un chiaro mandato popolare, che abbia un orgoglio, che abbia un'autorevolezza quando va sui tavoli internazionali e quando deve fare delle trattative con l'Europa. Tutte cose che non si possono avere né con Giuseppe Conte né con altri governi messi in piedi in questa legislatura. Quindi, L'unica possibilità per me di avere un governo solido è attraverso il voto. Il voto oggi è la scelta e la rivendicazione di chiunque abbia a cuore davvero il destino di questa nazione. E noi per questo intendiamo continuare a batterci, per questo ci batteremo eh, fino a quando avremo energie da spendere per amore dell'Italia. Uh, Aggiungo un'ultima notazione che pure mi pare importante. Noi sentiamo dire spesso che il eh, Presidente della Repubblica, eh, finché c'è una maggioranza, non può sciogliere le Camere. Anche questo non è vero. Forse qualcuno si dovrebbe rileggere la Costituzione. Costituzione italiana, articolo 81, dice una cosa ben più ampia. Dice semplicemente, il Presidente della Repubblica ha la facoltà di sciogliere le Camere sentito. Una, una o entrambe le Camere, sentiti i suoi presidenti. Significa che non c'è un vincolo. E il più grande, quello che è considerato il più grande costituzionalista italiano, perché io non sono un costituzionalista, ma studio, leggo. Hm? Il più grande costituzionalista italiano considerato Costantino Mortati. Dice che l'istituto dello scioglimento anticipato delle Camere è proprio lo strumento di cui il Presidente della Repubblica dispone quando dovesse considerare che c'è troppa distanza tra quello che vuole la gente e quello che accade nel palazzo. Non è vero che le Camere non si possono sciogliere, è discrezione del Presidente della Repubblica. Il Presidente Mattarella ci dirà che cosa vuole fare eh, quando, eh, dopo che ha fatto il suo giro di consultazioni. Ma non è vero. Che c'è un vincolo costituzionale e anche questo è bene saperlo. Perché l'unico problema per la sinistra è che le loro le elezioni probabilmente le perdono. Questa è l'unica ragione per la quale non vogliono assolutamente andare a votare. E oggi c'è il Covid, il piano vaccinale, e poi prima c'era la crisi economica, e poi prima ancora c'era l'Europa e prima ancora c'era un'altra scusa. C'è sempre una scusa per chi rischia di perdere le elezioni. Ma la democrazia non funziona così. La, democ la democrazia funziona che c'è un'alternanza, si vince e si perde, non decidono i partiti perché il palazzo non è loro, decidono i cittadini e quando c'è troppa distanza tra i cittadini e quello che accade nel Parlamento, eh beh, bisogna avere l'umiltà di sottoporsi al giudizio dei cittadini. È la scelta delle persone responsabili, è la scelta dei patrioti, è la scelta di chiunque voglia ricostruire questa nazione e non stare lì semplicemente a vivacchiare sulla pelle degli italiani. E in ogni caso io non intendo vivacchiare sulla pelle degli italiani, mi assumo le mie responsabilità, come in questo palazzo altre persone evidentemente meno responsabili di me dovrebbero fare, mi assumo la responsabilità di fare e di chiedere che venga fatto quello che è giusto fare, non quello che è utile a Fratelli d'Italia o che è utile a Giorgia Meloni o che è utile al centrodestra, quello che è giusto fare e che accadrebbe in qualsiasi altra democrazia compiuta. Quindi noi andremo, io andrò a chiedere al, al Presidente della Repubblica di fare ovviamente le sue valutazioni, ma tenendo in considerazione quello che oggi serve all'Italia e continueremo a batterci contro una sinistra contro un movimento 5 stelle che si definiscono democratici eh, quelli sono i democratici quegli altri entravano nel palazzo perché lo aprivano come una scatoletta di torno e ci avrebbero fatto vedere che la politica era tutta un'altra cosa rispetto a questi inciuci di palazzo e questi volta cabana e poi sono diventati il peggio del peggio del peggio ecco noi non siamo così noi non siamo così noi vogliamo ridare a questa nazione libertà Vogliamo ridare a questa nazione orgoglio, vogliamo ridare a questa nazione una guida, qualcuno che sappia indicare una rotta, qualcuno che sappia dove andare. E non sono io che eh, devo dire chi è che sa dove andare, lo devono dire i cittadini, lo devono dire gli italiani che sanno sempre scegliere molto meglio di quello che ho visto fare qua dentro. Ho pensato che fosse giusto aggiornarvi, ho pensato che fosse giusto ancora una volta chiarire la posizione di Fratelli d'Italia. Chiaramente nelle prossime ore accadranno molte cose. Speriamo nel verso giusto, ma noi daremo battaglia. State collegati che ci saranno presto aggiornamenti.